coinvolge Lunen che alza la testa e alla fine va dentro dal suo centro, che prova l'uno contro uno con Simons che difende alla grande, ma Stephens mostra mani morbidissime. Per il playmaker della Fortitudo parte Pick in fondo, aggressione al ferro, sbaglia, arriva Simons che le due mani le mette sopra il ferro, 14 pari. Robertson asfissiato dalla pressione di Mayo, ancora Fantinelli, eccolo il canadese, stavolta brucia Mayo, runner, non si muove la retina anche in questo caso. Cerca di rallentarne l'azione e fa molto bene. Jakovic usa il pick and roll in transizione, doppio, ci si mette anche Simons, poi va in fondo! Aggressione al ferro, massimo vantaggio per John Mattis. Compiacendo di quanto fatto vedere dalla Open John Mattis in questo primo tempo, tampone, ancora un ottimo ribaltamento. Super tripla, l'ottava di Varese. Ci sono circa 3 secondi poi per la replica eventuale della Fortitudo, vediamo Mayo, blocco di Simons che poi taglia, cambio ottenuto e qui Mayo attacca Stephens, no, gli tira in faccia da 10 metri, la ciliegiona sulla torta. È una notizia, Daniel, ribaltamento, Fantinelli vuole attaccare l'area questa volta, lo fa per creare ancora per Robertson, fuori Lunen di nuovo. La difesa dell'Open John Mattis concede la seconda tripla dalla stessa identica mattonella a Pietro Radori. Alla fine Jakovic dovrà attaccare un secondo, deve tirare contro Daniel. Fa dentro tutto a Angus Jakovic. Pressione di Pick, Lunen nell'angolo, Robertson, uno dei rari tiri comodi per il canadese. Lo manda bersaglio. Palla fuori, Gandini abbandonato completamente da Stephens. Poi Natali per Vene che si alza, non sembra poter sbagliare l'Open John Mattis. Fantinelli ancora una volta pressato sul pick and roll, alla fine si libera del pallone per Martin Lunen. L'entità della sconfitta per Bologna, Fantinelli dentro, Stephens nell'angolo per Aradori, palla difficile, controllata, tripla che arriva e va ancora bersaglio. Time out in Coach Gaia, furibondo il trio che ha dominato stasera qui all'Enerzene Arena. Lunen finisce contro Mayo che attacca, scarica, bene, si alza, mette la tripla che pareggia i 19 di Jakovic. Finisce 83-60, vince e convince la seconda di fila all'Open John Mattis.